Bene, allora, come vedete qui facciamo dei rapidi cenni alla teoria dei sistemi e alla complessità. La complessità, come forse già sapete, è una parola diversa che da non confondere con complicatezza. Non è una cosa complessa, è diversa da una cosa complicata, anche se nel gergo comune le due parole sono dei sinonimi. Un elemento fondamentale della complessità, ci sono tantissime definizioni di complessità. C'è la complessità algoritmica, che è tipica dell'informatica, c'è anche, e poi però c'è una complessità che è più collegata al mondo delle scienze per la vita. Un aspetto fondamentale di questo secondo tipo di complessità è l'organizzazione gerarchica. Allora, questo è un bel esempio, queste sono due foglie, una è una foglia di faggio e una è una foglia di ginkgo biloba. All'orto botanico c'è un bellissimo ginkgo biloba, soprattutto per quelli che frequentano scienze naturali e ambientali in questo periodo, è una cosa spettacolare perché sembra proprio l'albero. Questo albero con tutte queste foglie tutto d'oro, sembra l'albero degli zecchini di Pinocchio, cioè tutte le foglie diventano gialle più o meno tutte insieme, più o meno con lo stesso colore, con molte meno sfumature rispetto appunto a un faggio. E quindi non so se ce l'avete presente quell'albero, è un albero proprio enorme, bellissimo, comunque ci sono tanti ginkgo biloba un po' in giro. Ma al di là di questo aspetto estetico, il ginkgo di biloba è chiamato l'albero fossile o qualcosa del genere, perché è uno, forse l'ultimo albero rimasto del vecchio tipo di alberi, della vecchia generazione di alberi. Non so se voi avete mai visto dal vivo una foglia di ginkgo biloba, cercate di vedere questa foglia e guardate qual è la differenza fondamentale tra questi due tipi di foglie. Nel ginkgo biloba la nervatura è a ventaglio. Inizia, ora qui non possiamo allargare, ma magari inizia da qui, poi arriva qui, poi qui magari si divide in due, poi si ridivide in due, poi si ridivide un altro poco, però vedete non c'è la classica struttura ad albero, tra virgolette, che noi vediamo nel faggio, in tutte le altre foglie qui che siamo abituati a vedere, no? Cosa abbiamo? Il faggio cosa c'è? Questa è la linfa principale. Poi abbiamo quest'altro pezzettino, poi quest'altro pezzettino, e questi sono tutti rami. Poi abbiamo altri rami, poi abbiamo altri rami ancora. E allora il faggio possiede una organizzazione. L'organizzazione del ginkgo biloba è quasi inesistente. Il faggio è strutturato gerarchicamente. Il ginkgo biloba no. Quindi un aspetto essenziale della complessità è anche l'organizzazione, cioè la presenza di organizzazione nel sistema. E allora, che cos'è l'ambiente? È quel complesso di condizioni e relazioni che caratterizzano un certo ambito spaziale. Ha una certa omogeneità e in questo ambiente convivono individui, popolazioni e comunità biologiche, biocenosi. Abbiamo gli ambienti sistemici. Gli ambienti sistemici sono caratterizzati dal fatto che vi è una rete di relazioni e queste relazioni constano di flussi di energia, di materia e di informazione, scambi di materia, energia e informazione, e questa rete di relazioni si instaura tra le componenti del sistema e tra queste e l'ambiente esterno. La cosa importante è che vi sono dei meccanismi di organizzazione, di regolazione e di controllo. Degli esempi, un tribunale, una foresta, una prateria. Ovviamente abbiamo anche degli ambienti non sistemici.
quali sono quelli non sistemici e quelli nei quali non si sviluppano relazioni funzionali, quelli in cui non vi è organizzazione. Ad esempio, un ghiacciaio. Un ghiacciaio ha una sua dinamica. Un ravaneto, una cava di ghiaia. Non si sviluppano relazioni funzionali tra gli elementi del sistema. Quindi ci può essere una dinamica, ma non vi è una organizzazione, non vi sono relazioni funzionali tra gli elementi del sistema. Un muretto a secco, poi quello lì magari cade, si rovina, si sciupa. È chiaro che c'è la pietra di sotto che sostiene quella di sopra, però non ci sono scambi di materia e energia tra questi elementi, non vi sono flussi di informazione. E allora abbiamo un sistema aperto, il sistema aperto scambia materia e energia con l'esterno, un sistema chiuso che scambia energia ma non materia, un sistema isolato che non scambia né materia né energia. E allora una cosa estremamente importante che qui solo accenniamo è l'idea di entropia, che quelli di scienze naturali e ambientali dovrebbero già aver affrontato da qualche parte, e qui noi la richiamiamo solo per i suoi aspetti qualitativi, ovvero appunto una funzione di stato di un sistema termodinamico che definisce l'entità della degradazione di energia nei sistemi isolati, ovvero quelli che non scambiano né materia né energia. Cosa succede? Che ogni trasformazione spontanea avviene con il passaggio da forme più concentrate a forme più disperse di energia. Cioè si va verso il disordine. Allora, un esempio molto efficace è quello che fa a un certo punto Georgescu Regen. Come poi vedremo, Georgescu Regen è quello che ha ricordato agli economisti che la materia appunto è importante e ha introdotto la termodinamica in economia. Allora Georgescu Regen dice: la termodinamica, la legge di entropia è difficile da spiegarla, eccetera, però c'è un esempio semplice, ovvero grazie alla legge di entropia possiamo fare un bagno nell'acqua calda. Perché se noi per, quando riempiamo una... Immaginiamo appunto di avere un po' di acqua fredda nella vasca e poi aggiungiamo dell'acqua bollente. Se non ci fosse la legge di entropia, l'acqua calda rimarrebbe da una parte e l'acqua fredda rimarrebbe dall'altra e noi o ci scotteremmo oppure il bagno sarebbe molto freddo. E invece grazie alla legge di entropia l'acqua calda si mescola con l'acqua fredda e quindi noi possiamo appunto fare il bagno. Quindi che cos'è l'equilibrio termodinamico? È lo stato in cui non vi sono differenze da un punto all'altro del sistema, differenze in termini di temperatura, pressione, concentrazione. Non è possibile alcuna trasformazione, alcun lavoro. E questa cosa è chiaramente collegata con la vita, anzi con la morte. L'equilibrio termodinamico corrisponde alla morte, nel momento in cui l'entropia è massima. Noi lo vediamo abbastanza bene immaginando di avere due ipotetici palloncini di vetro, mettiamo tutte delle molecole di un certo gas da una parte. Cosa succede? Se noi mettiamo, ovviamente le molecole si spostano, ovvero questa è una situazione ordinata e questa invece diventa una situazione disordinata. La legge di entropia fa sì che si vada verso un equilibrio. L'ordine è qualcosa che è lontano dall'equilibrio. Il disordine in termini di equilibrio termodinamico è in questo caso consiste nel fatto che tutte queste molecole di gas sono sparse
in maniera uniforme in queste due ampolle. E allora questo è molto importante, la legge dell'entropia, perché è quella che dà il senso alla storia. Ovvero, se voi avete una situazione di equilibrio termodinamico, capita, può capitare di vedere quello che sta per succedere ora? Cosa è successo? Tutte quelle molecole si sono spostate tutte da una parte, in questo caso a sinistra. Allora quello che noi osserviamo è che se sono tutte da una parte, queste spontaneamente si diffondono in maniera uniforme dappertutto, magari si muovono, si scontrano, succede quel che volete, però come facciamo? Noi non vedremo mai il passaggio da una situazione di equilibrio termodinamico in cui, a quella in cui è una situazione ordinata. E ugualmente se voi avete un bastone con una palla sopra, in evidente equilibrio instabile, no? Cosa può succedere? Che la palla cada giù. Ma voi chiaramente non vedrete mai che la palla da sola torna sopra. Non so se avete ricevuto tramite qualche catena WhatsApp quella cosa bellissima in cui si vede un cucchiaino, l'avrei dovuto mettere, si vede una tazzina, una persona che gira tutta la schiumetta nel cucchiaino e dopo che gira un po', a un certo punto viene fuori un cuore, un ciao, un buongiorno. No, e chiaramente no, uno ha mandato l'immagine al contrario, no? Il movimento l'ha mandata al contrario. Uno parte in una sezione e dice buongiorno, gira il cucchiaino e quindi poi mescola tutto, e se uno fa vedere il movimento in senso opposto sembra che appunto girando il cucchiaino compaia il cuore o il ciao o il buongiorno. Come? Appunto, uno su Instagram viene bene di far tornare la palla su. Perché? Perché quella è cinematica. E allora, quindi come vedete, l'entropia, la legge di entropia è molto importante. È molto importante perché... Cioè, cos'è la vita? La vita è ordine, la vita è una lotta contro l'entropia, perché la vita consiste di strutture ordinate. Ricordo molto bene, quasi come se fosse oggi, una lezione, una presentazione di un famosissimo professore di botanica, uno dei maggiori esperti di complessità, certo Tim Allen, che peraltro... si chiama esattamente come un attore americano abbastanza popolare, un attore comico, però lui non è un attore comico, però diciamo è molto bravo ed è molto spettacolare quando presenta, e lui presentò tutto un lavoro molto interessante su che cos'è la complessità, e a un certo punto disse che appunto la vita, è vero, c'è la chimica del carbonio eccetera eccetera, però la vita non è chimica del carbonio ma è l'acqua, anzi è come la maionese, un'emulsione di grassi e di acqua che poi uno girando appropriatamente si forma una sorta di colloide. Allora, quindi la vita è un po' come la maionese eccetera, e la morte consiste nel fatto che water leaks away, diciamo noi viviamo in una matrice di acqua organizzata in cui il nostro corpo appunto, è fatto quasi interamente di acqua, e dentro questa matrice di acqua sono organizzate dentro, in maniera altamente improbabile, appunto contrariamente a quella che è la legge di entropia, delle particelle materiali. E la morte corrisponde al fatto che water leaks away, lo trovo molto poetico, ovvero che l'acqua va via, leaks away vuol dire le perdite, no? Quando
il rubinetto perde, eccetera. E quindi ha dato questa immagine molto poetica in cui appunto la morte è proprio quello stato in cui questa matrice di acqua si dissolve, va via, e quindi poi rimane solo quel poco di materia di cui noi siamo fatti. E allora appunto, se ci pensate, tutta la vita è sempre stata un po' interpretata come lotta contro l'entropia. E questo mi pare che poi lo riprendiamo un po' anche dopo. È importante sempre nell'ambito, diciamo, dei sistemi, l'idea di stato stazionario. Lo stato stazionario riguarda appunto la stabilità dinamica. In realtà questo non è un anemometro, ma è un qualcosa un po'... perché questo non misura il vento. Mostra che c'è vento, ma non ne dà la misura, ok? Una fontana, questo qui è quello che ad esempio noi in economia chiamiamo equilibrio. Non è un equilibrio termodinamico, perché è una pallina che sembra che stia sempre ferma lì. Perché? Perché c'è una fonte d'acqua, uno zampillio di quest'acqua che contrasta la forza di gravità, per cui la pallina rimane in equilibrio, sospesa tra due forze. Quindi è sempre un punto molto importante. Ecco, pure nell'immagine di sopra noi cosa vediamo? Vediamo questo tubo che rimane come se fosse fermo. In realtà non è fermo, perché c'è il vento. E allora questi sono tutti stati stazionari. Noi in economia li chiamiamo equilibrio, il conto tra domanda e offerta, eccetera, ma in realtà sono tutti stati stazionari. Dice che quando la domanda è uguale all'offerta non ci sono forze che fanno sì che il sistema si sposti. Sono tutte appunto corrispondenti all'idea di stato stazionario e non di equilibrio termodinamico, in cui appunto tutto è distribuito in maniera uniforme. Allora, appunto, come dicevamo prima, i sistemi viventi sono in grado di realizzare strutture ordinate che sono improbabili. In che senso sono improbabili? Perché appunto noi non osserviamo tutte le molecole del gas stare in una parte dell'ampolla se questa ampolla è collegata a un'altra ampolla. E quindi gli organismi viventi consistono in una sorta di lotta contro l'entropia, ovvero concentrano energia in materia e si creano strutture che sono poco probabili in natura, sono lontane dall'equilibrio termodinamico. E probabilmente le situazioni a minore entropia sono selettivamente favorite. La legge di entropia ci dice che aumenta però l'entropia complessiva dell'ambiente esterno. Cioè la vita è una lotta contro l'entropia per l'essere vivente, e l'essere vivente, stando in vita, aumenta l'entropia del sistema. E quindi, diciamo, le strutture ordinate esistono e si realizzano pompando fuori il disordine. E di nuovo riprendiamo l'idea rapidamente di ordine e di disordine. Purtroppo ora c'è il PowerPoint, perché tanti anni fa venivo a lezione con tutti questi cubetti e li tiravo sul tavolo, veramente. E allora cosa avete qui? No? Tante forme, e si può fare un po' di ordine. Che ordine fareste voi? Avete tante possibilità per fare ordine, no? Si potrebbe ordinare per colore, ok? Ma al tempo stesso si può ordinare per forma. Si può ordinare anche in qualche altra maniera. No? Si possono fare queste figurine. E ovviamente ci sono tanti possibili ordini. E come si fa a fare ordine? Energia. E quindi per fare ordine serve energia. L'energia
è quello che consente l'organizzazione, la auto-organizzazione di strutture ordinate in nuova bassa entropia. E quindi qui torniamo alla complessità. Che cos'è un sistema complesso? In un sistema complesso ci sono tanti componenti, un numero elevato di componenti. Poi vi è una ripartizione sufficientemente equa della dominanza, ovvero del potere di gestione dei processi di auto-organizzazione, quindi vi è una certa gerarchia, ma e in più vi è una interazione tra i componenti. Quindi ci sono tanti componenti, questi componenti interagiscono tra loro, ci sono tanti centri di controllo, però così in termini molto vaghi, non eccessivi. Ora chiaramente l'idea di complessità è un concetto che è stato molto criticato per la sua vaghezza. Vi ho accennato prima che trovate appunto la complessità algoritmica, che è molto legata al caso. Poi potete andare a cercare, per esempio, Kolmogorov. Oppure Chaitin. Tanti, tanti anni fa era uscito un bellissimo numero delle scienze che spiegava, appunto, parlava della complessità algoritmica. Ad esempio, se voi avete 1, 0... è mai uscita la valanza 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0, la domanda è, oppure avete 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, allora il secondo numero da un punto di vista algoritmico non è complesso, perché potete dire, potete condensarlo facilmente, perché potete dire 6 uni e 8 zeri, oppure 6 uni e dopo tutti i zeri. D'accordo? Invece in questo caso qui è difficile esprimere il numero con un numero minore di caratteri rispetto al numero stesso. Quindi si può ridurre il numero dei caratteri con cui io posso descrivere quel numero? Ok? E quindi si ha complessità algoritmica quando, vedete, tutto molto collegato a computer science, a informatica, no? Si può ridurre il numero di sopra tramite qualche regola e descriverlo con un numero di caratteri minori rispetto al numero stesso? Allora, chiaramente quando troviamo di fronte a un numero casuale, che è quello massimamente probabile, noi non siamo in grado, no? Mentre quando troviamo una certa struttura, un certo pattern riconoscibile, ovvero quando è un numero composto da elementi ordinati, come in questo caso, che vengono prima tutti gli uni e poi tutti gli zeri, allora chiaramente in questo caso questo numero, il secondo numero, è facilmente descrivibile in maniera sintetica. Ed è chiaro quindi il collegamento tra l'ordine e il disordine, tra la casualità e invece il contrario della casualità, come si dirà, è l'ordine. Bene? E quindi vi do, insomma, tutti questi spunti, questi flash, in maniera così anche un poco precisa, però semplicemente per farvi vedere che esiste questo unico filo conduttore che collega discipline molto diverse tra loro. E quindi chiaramente ciascuna con una sua specificità, però anche con un concetto chiaro di ordine e di disordine. La complessità era molto in voga negli anni 70, poi appunto è stata estremamente criticata, però proprio per la sua genericità.
Un altro aspetto molto importante quando parliamo di sistemi è la retroazione positiva o negativa, ovvero dei circuiti capaci di autoregolare il sistema, ovvero un termostato. Anzi, immaginate appunto di essere a casa e di avere la stufa a legna. E allora con la stufa a legna voi cosa fate? Siete, è sera, magari inverno, e a un certo punto la temperatura scende, voi cosa fate? Aggiungete la legna. E quindi voi cosa state cercando di fare? State cercando di mantenere costante la temperatura interagendo col sistema. E i meccanismi, gli anelli a retroazione, quindi in questo caso si chiama anello a retroazione negativa, perché voi avete una certa temperatura, questa si abbassa e voi fate un'azione che va in senso opposto rispetto all'andamento del sistema stesso. La stessa cosa lo fa un termostato in un impianto di riscaldamento, ad esempio a gas, con i termosifoni. Quando la temperatura scende sotto un certo livello, il termostato accende la caldaia e la temperatura nel vostro ambiente sale. E quindi, vedete, c'è uno scambio di informazioni. C'è un circuito che valuta l'effetto prodotto da un processo, quindi quando la temperatura è sufficientemente elevata, il termostato spegne, stacca la caldaia. Il termostato legge la temperatura e invia le informazioni alla caldaia spegnendola. Quando diventa freddo, invia un comando e l'accende. E chiaramente questi anelli di retroazione possono essere molto lunghi. Allora, in generale, no, voi potete pensare che ci sia A che determina B, che determina C, e D che retroagisce su B. Allora abbiamo gli anelli a retroazione negativa, sono quelli che tendono a mantenere costante un certo valore in uscita. Ad esempio, no, a livello corporeo abbiamo tantissimi meccanismi che mantengono costante le nostre condizioni corporee, ad esempio la temperatura. Se c'è caldo, cosa succede? Si suda. E perché si suda? Perché è caldo. Ma lo scopo della sudorazione è quello di abbassare e di mantenere costante la temperatura corporea, o altrimenti vengono i brividi. E questi fenomeni, appunto, è la omeostasi, il mantenimento di un sistema nello stesso stato. Cioè un sistema avviene una perturbazione e quindi vi è un processo, un anello a retroazione negativa, che garantisce, o almeno cerca, di mantenere il sistema nello stesso stato. Abbiamo anelli a retroazione positiva. Cosa fanno? Tendono ad amplificare lo scostamento dell'effetto in uscita dal suo valore normale. Sono meccanismi esplosivi. Ovviamente, non so, la corsa agli armamenti. Io mi armo, allora il mio paese nemico si arma a sua volta e magari si arma un po' di più, ma siccome lui si è armato, io mi riarmo, e quindi si crea un meccanismo che amplifica. Un altro esempio molto interessante è il parto. Nel parto avviene tutta una serie di meccanismi che produce la dilatazione, quindi e c'è un'interazione dinamica tra le contrazioni uterine e il feto. Ok? Quindi si genera questo meccanismo esplosivo che poi conduce alla nascita. E un esempio ovviamente interessante è quello del ciclo dell'ossigeno. Probabilmente forse avete fatto, che è molto legato al tema dell'effetto serra. Allora, come vedete,
c'è tanto dibattito su quanto si alza la temperatura, se si alza di un grado e mezzo, di 1,2, di 1,5, quello si dice in un modo, quello si dice in un altro, eccetera. Ora sembra abbastanza assodato che l'effetto serra comunque produca degli effetti. Forse, probabilmente, è più interessante analizzare la dinamica che c'è dietro l'effetto serra. Allora, come sapete, in atmosfera più o meno in volume c'è il 21% di ossigeno. E probabilmente questo deriva da un equilibrio tra i processi di fotosintesi e di combustione. La fotosintesi produce l'ossigeno, la combustione assorbe l'ossigeno. L'ossigeno è un forte comburente, come sapete, e quindi carbonio e i suoi composti diventano molto combustibili. Poi avrete sentito parlare dell'ipotesi Gaia formulata da Lovelock negli anni '80. E, allora, secondo appunto Lovelock, vi sono questi meccanismi che garantiscono uno stato omeostatico e quindi garantiscono che appunto la quantità di ossigeno molecolare presente in atmosfera sia intorno pari al 21%. E allora, quindi la famosa ipotesi Gaia, quando l'idea è banale, quando c'è troppo, tra virgolette, ossigeno in atmosfera, aumenta la probabilità di incendio. E questo qui fa sì che la quantità di ossigeno in atmosfera si riduca rapidamente. Secondo alcune stime, l'atmosfera terrestre non potrebbe contenere più del 25% di ossigeno molecolare. Perché? Perché quando supera una certa soglia, forse il 25, aumentano tantissimi casi di autocombustione. E quindi in questa maniera vi è un meccanismo di controllo, un anello a retrazione negativa, che in qualche maniera mantiene stabile la percentuale. Sembrerebbe appunto che questo 21% sia uno stato relativamente stabile, no? E quindi dovuto a questi feedback negativi che abbiamo appena descritto, no? Quindi noi possiamo pensare alla frazione di ossigeno. Se aumenta la frazione di ossigeno aumentano i casi di autocombustione e questo riduce la frazione di ossigeno. Questo qui al tempo stesso, vedete col segno meno, riduce lo stock di foreste. Riducendo lo stock di foreste aumenta la fotosintesi. Perché? Perché semplicemente la foresta in crescita assorbe maggiore quantità di carbonio, quindi sono appunto dopo che è bruciato il bosco, la crescita è maggiore, c'è maggiore fotosintesi e questo fa aumentare di nuovo la frazione di ossigeno e quindi sembra che ci sia appunto questo ciclo che in qualche maniera stabilizza. Allora, qual è il tema dell'effetto serra? Non è tanto di quanto aumenta la temperatura, è semplicemente è il fatto che l'uso di combustibili fossili tende a interferire con questo ciclo di stabilizzazione, ovvero usiamo combustibili fossili, questo provoca l'aumento di gas serra. Se la temperatura aumenta, questo va a provocare un aumento della combustione, dei processi di autocombustione. Allora, come vedete, al di là, chiaramente qui deve un po' aumentare la temperatura, però al di là degli effetti quantitativi è importante comprendere che l'uso di combustibili fossili introduce un meccanismo che va a alterare, a interferire con un meccanismo di feedback negativi che tende a stabilizzare la quantità di ossigeno molecolare presente in atmosfera. Ok? E quindi è sempre appunto molto importante
andare a analizzare le cose non solo in termini quantitativi, come è normalmente di moda e come è anche ritenuta corretta pratica scientifica, ma anche e soltanto in termini quantitativi, in termini di dinamica dei sistemi. Bene? Perché appunto l'effetto serra, anche, diciamo, ovvero l'aumento della temperatura, comunque provoca un aumento dei processi di autocombustione. Gunnar Myrdal, che è un economista istituzionalista che in passato ha avuto anche ruoli istituzionali molto importanti, chiama i circuiti a feedback positivo cumulative circular causation, causazione circolare cumulativa. E allora è anche bello fare ripercorrere uno dei suoi esempi. Lui studia molto i paesi poco sviluppati e osserva il seguente processo. Da una parte c'è little birth control, quindi scarso controllo della natalità. Al tempo stesso si riducono i tassi di morte. Cosa capita? Come noi ben sappiamo, aumentano e la popolazione aumenta molto rapidamente. Questo grande aumento della popolazione, in alcuni casi, fa aumentare la povertà rurale. Ma l'aumento della povertà rurale provoca la necessità di braccia, di aiutanti, di operai, se volete. Nella famiglia è bene essere in tanti, perché siamo in una situazione di estrema povertà e quindi è necessario essere in tanti per sopravvivere. E questo qui fa sì, sollecita a sua volta la crescita della popolazione e al tempo stesso provoca una pressione sulle risorse naturali, che a sua volta peggiora il problema della povertà rurale. E quindi si crea una sorta di circolo esplosivo, appunto causazione circolare che si accumula, che a un certo punto, tra virgolette, dato che è un circolo esplosivo, poi a un certo punto deve avere una qualche fine, e la fine consiste in un aumento della urbanizzazione, queste masse di poveri che si trasferiscono in città e quindi nascono i fenomeni degli slums, no? delle periferie degradate delle grandi città dei paesi del terzo mondo, dei paesi del sud del mondo. E quindi questa rural poverty finisce poi per trasformarsi in urban poverty. Una cosa estremamente importante è che nei sistemi complessi vale, come scritto lì, il principio di asservimento, ovvero il livello macroscopico controlla il comportamento degli elementi di livello inferiore. Ovvero il livello macroscopico induce nelle singole componenti dei parametri d'ordine. Cioè il singolo, quindi voi immaginate così astrattamente vari livelli, il livello inferiore non ha infiniti gradi di libertà, non può comportarsi come vuole. Una certa specie di uccelli può deporre un certo numero di uova che magari va da 3 a 6, ma non può decidere improvvisamente, ma ora depongo 15 uova perché ci sono la mia specie è in via di estinzione. Ci sono dei
appunto il livello macro che impone a livello micro quindi riduce notevolmente i gradi di libertà dei singoli componenti e di conseguenza si aumenta il sistema. La cosa interessante però è anche che il livello macroscopico è determinato anche dal comportamento del livello più basso. E quindi dovete sempre pensare che il livello superiore controlla il livello inferiore, ma al tempo stesso è determinato dal comportamento delle singole parti. Fattori di stabilità, quelli esterni ovviamente, dobbiamo avere un flusso energetico costante, un flusso costante di materie cibo, una costanza di capacità di assorbimento di scarti, e quelli interni, la capacità di auto-organizzazione e l'efficacia nelle reti di interazioni. Ovviamente gli ecosistemi hanno più di uno stato stazionario e a seconda di come cambiano le condizioni esterne, gli ecosistemi si possono spostare in vari stati stazionari e quindi possono presentare due tipi di risposta: o di stabilità, ovvero vi è lo shock e poi il sistema torna nella situazione di partenza, oppure e quindi abbiamo due componenti della stabilità. Da una parte abbiamo la resistenza. Va bene? Cos'è la resistenza? Questo tavolo ha resistito al mio pugno. Mentre questa è la resistenza. Questo qua, vedete, cosa fa? Schiaccio il bicchiere di plastica e il bicchiere di plastica torna nella sua configurazione originale. Se lo schiaccio troppo, non ci torna più. E quindi abbiamo la resistenza. La resistenza fa sì che un oggetto resistente, un sistema resistente, resiste agli shock, nel senso che non si sposta. Nel senso, si sposta poco rispetto al suo stato stazionario. Ho dato un pugno sul tavolo e il tavolo è rimasto lì. La famosa resilienza può essere interpretata in diverse maniere. Una, come leggete qui, l'ampiezza del bacino di attrazione e al tempo stesso anche la rapidità nel tornare nella configurazione di stato stazionario. Quindi a seconda un po' se voi siete ingegneri o biologi, in alcuni casi si usa una, in alcuni casi una un po' l'altra, però diciamo entrambe i due aspetti sono importanti. Cosa significa l'ampiezza del bacino di attrazione? Ovvero quanto forte può essere lo shock. Quanto posso schiacciare questo bicchiere di plastica quanto questo bicchiere di plastica può resistere allo schiacciamento e tornare nella posizione originaria? Quindi quanto è grande il bacino di attrazione? Un altro aspetto è la rapidità. Quanto velocemente un sistema torna nella sua configurazione iniziale, nella sua configurazione di stato stazionario. E quindi queste sono le reazioni di stabilità. Abbiamo anche reazioni cosiddette di metastabilità, ovvero che il sistema passa ad un'altra configurazione, cambia, esce dal suo bacino di attrazione e va da un'altra parte. Ad esempio, un esempio che fa, penso, Commoner, anzi sicuramente fa anche Commoner, è la rete alimentare in un lago eutrofizzato. Mentre la catena alimentare è fitoplancton, zooplancton, pesci, normalmente nel lago, nel momento in cui il lago si eutrofizza, ovvero aumenta a dismisura la quantità di nutrienti, la rete alimentare diventa microbi, zooplancton detritivoro.
e quindi chiaramente il sistema cambia la propria configurazione.